Una volta faceva tremare il mondo, adesso incute timore soltanto ai propri sostenitori, i quali si chiedono dove andrà a finire il Bologna, ultimo in classifica e apparso in stato di totale abulia, vero e proprio ostaggio nelle mani degli avversari nella gara straregionale col Cesena. La zona, sia chiaro, non c'entra affatto. Non è il modulo di Maifredi che il Cesena ha scompaginato. I romagnoli hanno invece vinto tutti i confronti con gli antagonisti, giocando con consapevolezza e decisione sconosciute ai bolognesi. In Romagna si sa da tempo quanto sappia di sale la lotta per non retrocedere. Si combatte allo spasimo su ogni palla e a volte non basta. Il Bologna appare invece privo di nervo, non è colpa del modulo se ogni affondo degli avversari determina il panico davanti al portiere Cusin. Del resto, il Cesena 7 giorni fa aveva intimorito persino l'Inter. Questa volta ha potuto disporre anche di un pizzico di fortuna non goduto a San Siro, andando in gol alla prima occasione utile. Calcio di punizione di Domini, la palla sfugge a tutti, rimbalza e va in gol. 10 minuti dopo, il bis. Ancora Domini da fermo, Bordin finta l'intervento, Agostini tira davvero ed è il 2-0. Si dirà che la colpa è della difesa bolognese, troppo ingenua. Maifredi distribuisce invece le colpe con saggia e desolata equità. Il Cesena può andare sul 3-0. È Piracini che colpisce di testa su uno spiovente altissimo, ma il bolognese Araldo Pecci sulla linea di tacco salva a portiere battuto. Sul fronte opposto, poco più tardi, lo stesso Pecci tira quasi a colpo sicuro e proprio Piracini sulla linea va a restituire la stoppata. Botta e risposta da parte di due vere e proprie bandiere. Pecci e Piracini, tra l'altro, hanno avuto non poco merito nel neutralizzare l'assurda tensione montata alla vigilia della partita, quasi il confronto tra Cesena e Bologna dovesse risolvere chissà quale disfida storica.